Siamo lì, siamo lì. Ciao a tutti ragazzi, sono Hyde, come vedete torno con un nuovo video e oggi con uno dei miei format preferiti. Per chi non lo conoscesse, questo format si chiama Riesci a battermi col cubo. Il titolo dice tutto, praticamente girerò per una città, a breve vi dirò dove siamo, con l'arena dietro. Il format è: incontrerò persone, io ho fatto una storia Instagram ieri dicendo che venivo qua, cercheremo persone che sanno risolvere il cubo e se riusciranno a battermi, questa volta vinceranno un mio cubo. Per esempio il sasso carta forbice è un mio cubo, però ho portato anche Tris Cube, ho portato un mio rompicapo color clock, insomma se riescono a battermi vinceranno dei bei premi. Vi svelo la città, ovviamente siamo a Verona, si vedeva. Abbiamo affittato la città di Verona per 24 ore. Quindi raga, niente, suggerite nei commenti ovviamente la prossima città, adesso andiamo in giro, cerchiamo di beccare qualcuno. Vai. Bene raga, abbiamo trovato il primo sfidante. Come ti chiami? Luca. Luca, tu mi segui, sai risolvere il cubo? Ci metto una vita, ma sì, lo so. Guarda, sai le regole? Sì. Ci sfidiamo, ognuno mischia il cubo all'altro. Il primo che lo risolve vince, se mi batti vinci un premio, che non ti dirò ora, te lo dirò solo se vinci. Va bene? Vai, scambiamoci i cubi, mischiamo. Bravo, ci sta, bravo, anche dietro la schiena, bravissimo. Ok, vai, io ci sono. Tieni. 3, 2, 1, vai. Iaia, è la prima gara della giornata, è sempre la più faticosa. C'è un po' d'ansietta, Vai, continua, non ti preoccupare, vai, vai. Finiscilo, finiscilo. La prima è andata, raga. Usi il metodo a strati, giusto? È l'unico che conosco. Ok. Beh, comunque bravissimo. Luca, giusto? Sì. Bravissimo, Luca. Grandissimo. Bravo. Non hai vinto, ma siccome ti sei messo in gioco, hai risolto il cubo, ho comunque un premio per te. Questa sacca. Questa è nuova. Bellissimo. Questa sarà il regalo. Tu ci sarai il 30 al raduno, sì, del muro. Avrai il regalo anche questa sacca. Il regalo che voglio darti è un mini cubo. Guarda, faccio vedere anche a loro. Grande, Luca. Grazie, grazie ancora. Non ci ha detto raga che aveva la felpa del muro, ce l'ha tenuta nascosta. Hai vinto il video, cioè possiamo grazie chiudere qua il video. Istantaneamente abbiamo trovato un altro partecipante, come ti chiami? Francesco. Francesco, mi hai detto che sai risolvere il cubo, sì, giusto? Tu che metodo userai per risolverlo? Strati. A strati, va bene. Abbiamo una decina di secondi per guardarlo, anche di più, insomma, quando sei pronto mi dirai che sei pronto. 3, 2, 1, vai. Vai che ci siamo. Metodo a strati, già due strati. Non ti ricordi questo algoritmo? Guarda, ti faccio vedere. Perché qua tu vorresti creare la croce sopra, okay, vero? Vai. Quindi fai così e qua c'è la croce. Okay. E dopo faccio i lati, ok? Vuoi farlo gli tu? Gli altri. Oh. No, gli vai. Altri soldi. Vai, vai. Sexy move questa. Vai, bravissimo. Vai, grande bro, davvero. Non hai vinto il premio, ma ho comunque una cosa da regalarti, un mini cubo. Grazie. È tuo, ma figurati, tutto tuo. Ciao. Grazie davvero, ci vediamo, buona giornata. Tra l'altro ragazzi, vi dico una curiosità che non so se sapevate. L'arena di Verona ha ispirato Erno Rubik per la sua invenzione. Cioè il cubo di Rubik è nato grazie all'arena. Perché, questa la sanno in pochissimi, se voi vedete la planimetria dell'arena, rido perché mi emoziona, no? Se vedete la planimetria dell'arena dall'alto, chiaramente, è fatta con gli strati del cubo di Rubik. Pazzesco. Bene, abbiamo trovato la prima partecipante, la prima ragazza partecipante. Come ti chiami? Asia. Asia. Tra l'altro tu hai il tuo cubo, sì, perché hai visto la mia storia, quindi sì, sei venuta qua apposta per la sfida. Apposta per fartelo filmare. Numero uno, numero uno. Quindi ci scambiamo i cubi, li mischiamo. Ok. Li mischia pure. 3, 2, 1, vai. Ok. Siamo, siamo. Oh, le stiamo trovando comunque di gente che risolve il cubo, Sei già la terza. Non è facile. Sto cercando di distrarla, ma vedo che è concentrata. Io ho finito ora. Però se vuoi posso continuare un altro po'. No, no, scherzo, dai, continua, sto scherzando. Asia, usi il metodo a strati, giusto? Sì, io l'altro devo ancora impararlo. Non ti preoccupare. Però la mia sfida è anche impararlo a farlo bendato. Ah, vuoi farla bendata? Sì, sì, sì. Tosta. Ma hai già guardato un po' come si fa? Sì, ho guardato i tuoi video, sì, ok, sì. Da soddisfazione però, risolvere sì, sì, la bendata. Sì. Molta soddisfazione, io. Wow. Oh, grazie. Un mini cubo. Grazie per aver partecipato. Grazie a te. Ciao a tutti. Beh, ora andiamo a pranzo che è mezzogiorno e 40, quindi è ora di andare. Vi voglio far vedere una roba che non hanno ancora vinto, però uno dei premi, ad esempio per chi non lo conoscesse, è sasso carta forbice cubo. Ho deciso di regalarne uno perché, come sapete raga, voglio premiare chi usa la logica, il cervello e tutto con qualcos'altro per usare la logica e il cervello. Adesso stiamo andando a mangiare, abbiamo scelto un sushi e mi è venuto in mente che storicamente, questa è bella raga, storicamente il sushi dove stiamo per andare, che ricordami come si chiama? Kobe.
Kobe. Praticamente questo sushi ha ispirato Erno Rubik, che tutti conosciamo, per la sua invenzione. Perché dovete sapere che la planimetria di questo sushi dall'alto è a forma di solo due strati questo. Infatti l'idea non era ancora nella fase avanzata, poi ha visto l'arena e l'ha creato. Bene, sushino, un po' di soia. No, sono un po' esagerato. Sono un po' esagerato. Sono un po' troppo francamente. Ci accontentavamo di meno, eh. Sì. Finito il pranzo, mi avevo già trovato un altro ragazzo che sa risolvere il cubo di Rubik, giusto? Sì, e come sì. Ti chiami? Luca Biratello. Luca, pronto? Te la senti carico? Sì. Vai tranquillissimo, c'è proprio in amicizia. 3, 2, 1, vai. Ok. Ho preso malissimo, bro. Sì. Ma malissimo. Questo proprio. Situazione peggiore della giornata. Lo dico apposta per sconcentrare gli avversari. Ok, ok. Deconcentrare guarda gli avversari comunque. Manca, ok. Sexy move. Hai sbagliato? Non ti preoccupare, bro, avevo lo stesso. Grandissimo. Guarda, in realtà è una sorpresa per te. Ti regalo un mini cubo. Giù per te. Va bene. Grande, bro. Abbiamo incontrato un altro ragazzo, come ti chiami? Roberto. Roberto, allora Roberto, tu non mi segui, non sai niente, quindi casualmente hai visto che stavamo registrando, hai detto so risolvere il cubo, voglio provarci anch'io. Sì. Giusto? Bellissimo. 3, 2, 1, vai. Super veloce. Un po' che non lo uso. Ok. Posso finirlo io nel frattempo? Sì, certo. Okay. E anche questa volta è andata, non ti preoccupare, ci sono solo 150 persone che ti stanno. No. Eccolo. E vai. Grande. Posso. Ho comunque un premio di consolazione per te, un mini cubo. Grazie. Figurati. Buona giornata. Ciao. Alla ciao, prossima. Ciao. Vitto, ti dico un'ultima roba, ultima curiosità, sempre su Erno Rubik, che è l'inventore del famoso rompicapo che tutti amiamo. Devi sapere che il colore blu del cubo non doveva essere blu. Ah. Non doveva essere blu. Adesso rido, ma è vero. Rido sempre, chissà. Che cazzo rido, no? Che cazzo rido, il compleanno? Non doveva essere blu. Su questo ponte Rubik conobbe la sua poi futura moglie. Si baciarono la prima volta su questo ponte. Il sesto colore del cubo doveva essere viola, ma Rubik, quando si baciò con la sua futura moglie su questo ponte, vide l'adige. Dal colore dell'adige ovviamente scelse di mettere blu come sesto colore, che tra l'altro è anche il colore dell'amore. Quasi dimenticavo, tra l'altro vedendo la planimetria dell'adige dall'alto, assomiglia al terzo e ultimo strato del cubo. Grazie mille. Ma va. Aspetta. Vai. Io e te? Abbiamo trovato, come si chiama? Come ti chiami? Gregorio. Gregorio. Gregorio, mi hai detto che sai risolvere il cubo di Rubik anche tu, sì. Giusto? Sì. Sei pronto? Allora guarda, ci scambiamo i cubi, li mischiamo, ok? 3, 2, 1, partiti. Io ci sono. Io faccio. Vai tranquillo, continua. Ah, continua, grazie. Sì, sì, se hai voglia di finirlo, chiedo a tutti, stai usando il metodo a strati? Sì, sì, il metodo a strati, è un po' agitato. Ah, quindi... ma vai tranquillo, bro, davvero, ci mancherebbe. Di solito ci impiego di me. ma quando c'è l'ansia della sfida, della videocamera, quello, lo so. È un classico. Ah, sì, è la fase finale. Sì. Allora, sexy move. Sì. Sexy move a manetta. Commentate con sexy move, che è la parola. Vai. Anche se non hai vinto, ho un premio per te. Te lo regalo. Tutto tuo, va bene? Grande. Abbiamo incontrato già un'altra ragazza che sa risolvere il cubo di Rubik. Bene, finalmente anche ragazze che sanno risolvere il cubo. Come ti chiami? Milena. Scegli un cubo, quello che vuoi. Tra l'altro tu mi hai detto che sei fortina, quindi... Abbastanza, sì, dai. Prima io sono fortissima, telecamere spente, sono fortissima. Ci mischiamo il cubo a vicenda. Quindi qua, in tranquillità. Un po' di tempo per guardarlo. Quando sei già pronta? 3, 2, 1, vai. Ho sbagliato la croce, mica male come partenza, no? sì, tosta qua. Sento l'ansia, sento l'ansia. Siamo lì. Bro, è da rivedere questa. Questa? È da rivedere, bro, non lo so. Incredibile. Non lo so.
Questa era assurda. Non ne ho idea. Non lo so. Non giuro, lo so. Non ho idea. Io comunque ti do il premio. Cioè è stato incredibile. Non è mai successo. Non so se sai che io ho un brand, diciamo un'azienda di rompicapo, dove invento i miei rompicapo. E ne ho alcuni che sono sasso, carta, forbice, Tris Cube e Color Clock. Non so se tu ne hai qualcuno. Ho il Tris Cube. Hai già il Tris Cube, quindi questo lo scartiamo. Quale scegli dei due? Quello che vuoi? Color Clock è tuo. Grazie. Tieni. Ma figurati, grazie a te. Eh certo. Grazie. Ok raga, direi che a Verona abbiamo trovato un bel po' di gente. Cioè addirittura abbiamo dovuto purtroppo chiedere ad alcuni di non registrare perché dobbiamo andare a casa. Sta roba è incredibile, quindi grazie. Come sempre scrivetemi nei commenti la prossima città. Quella più scritta sarà la prossima. Andrò insieme al mio cameraman Vittorio, che ci saluta. Vi voglio bene, ci vediamo il 30 al raduno del muro. E sono contentissimo che siete sempre di più col cubo di Rubik. Ciao ciao.